Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti e grazie prima di tutto all'Istre 60 e a tutto lo staff, insomma, per averci invitato. Io mi chiamo Davide Bernardi e sono il direttore della Fondazione La Casa delle Luci. La Casa delle Luci. Posso fare una domanda prima? Anzi, Certo. due domande, diciamo. La Casa delle Luci, innanzitutto, cosa offre alle persone sorde con più disabilità? Allora, la Casa delle Luci in questo nasce nel 2018, intanto. È un progetto che nasce recentemente, poco fa. In questo momento abbiamo delle attività settimanali. Cioè, tutti i pomeriggi ci incontriamo e accogliamo i ragazzi sordi e udenti con pluridisabilità, con varie sindrome, con insomma, problemi comunicativi principalmente gravi, e li accogliamo presso la nostra sede, che è romana, che è dentro l'Istituto Statale per Sordi di Viano Mentana. E lì facciamo il lunedì, organizziamo un corso di bowling. Andiamo ad un bowling che è proprio vicino alla nostra sede, dove i ragazzi partecipano ormai da più di un anno, si allenano e spero che a breve riusciremo a partecipare anche alle Special Olympics. Mentre il martedì e il giovedì facciamo dei laboratori di potenziamento linguistico. Questo che vuol dire? Si chiamano laboratori linguistici proprio, noi li chiamiamo, perché una delle problematiche di tutti i nostri ragazzi è che difficilmente riescono a comunicare uno con un altro, immessi in situazioni insomma naturali da soli. Quindi tutti i nostri sforzi e il nostro lavoro verte proprio sul far comunicare i ragazzi attraverso il loro vissuto, attraverso filmati delle loro vacanze, insomma dei loro vissuti, e loro piano piano presentano agli altri, conoscono il gruppo e si creano questi gruppi. Il venerdì e il sabato e la domenica invece questi gruppi che si creano appunto partono. Abbiamo un pulmino e ogni venerdì, tutti i fine settimana, c'è un gruppo che parte e va alla nostra residenza, alla nostra sede fuori, che è ad Albano Laziale, un paesino vicino Roma, e dove lì i ragazzi fanno dei veri e propri percorsi di autonomia. Quindi fanno proprio una palestra che servirà poi un domani per raggiungere l'obiettivo, quello più grande, che è quello della vita insieme, in modo però dignitoso, accessibile, perché alla Casa delle Luci tutto ciò che accade alla Casa delle Luci è con la lingua dei segni. Quindi abbiamo tutti i nostri operatori, tutte le persone che sono all'interno della Casa delle Luci, la neuropsichiatra, la psicologa e tutte le persone che appunto ruotano all'interno di essa. Utilizzano tutti la lingua dei segni e questo permette sì che i ragazzi vivano in un ambiente accessibile totalmente. A questo punto sì, voglio chiederti qualcosa. I ragazzi sono tutti sordi o ci sono anche ragazzi udenti? Allora, sono sia sordi che udenti. Diciamo che anche di solito quando si parla di disabilità si è abituati a ragionare su che tipo di disabilità e quindi poi da quella classificazione poi vengono messe insieme, se vogliamo, quel tipo di disabilità insieme agli altri. Noi su questo siamo un po' diversi perché il minimo comune multiplo, comunque la cosa che accomuna tutte le disabilità che spaziano veramente da una situazione clinica ad un'altra, hanno sia sordi che udenti, però tutti utilizzano la lingua dei segni. Quindi per rispondere a Grazia, appunto, sì, sia ragazzi sordi che ragazzi udenti frequentano la Casa delle Luci, ma anche i ragazzi udenti hanno fatto un percorso di lingua dei segni e quindi
In entrata sanno utilizzare anche ci sentono, mentre in produzione, non potendo parlare, non essendo verbali, utilizzano la lingua dei segni per comunicare con gli altri. E se vogliamo, aggiungo anche che questo mix lo ritroviamo anche negli operatori, che è una cosa di cui ne sono veramente orgoglioso, perché la nostra squadra ad oggi è composta da 11 persone. E 11 educatori e più o meno la metà sono sordi e la metà sono udenti. E quindi questo per farvi capire per noi quanto sia importante che appunto non ci sia un udente o sordo questa differenziazione all'interno della Casa delle Luci, ma per noi è uguale. Veramente bello, veramente, veramente bello. Vogliamo mandare le slide, magari? Scusate un attimo che stiamo sistemando. Bellissimo. Altra domanda, Davide. Siete a Roma, solamente a Roma, oppure i ragazzi provengono anche da altre parti d'Italia? Siete tutti di Allora, Roma? No. diciamo che siamo un po' misti anche in questo caso, nel senso che grosso numero, tanti vengono da Roma, altri vengono dal Lazio, quindi fuori Roma, altri storicamente fin da prima del Covid venivano sia dalla Toscana, un ragazzo viene dalla Toscana che credo che forse lo conosci bene, mentre un'altra ragazza veniva dal Veneto. Dopo l'emergenza che abbiamo toccato tutti noi, insomma, della pandemia, diciamo, abbiamo anche in quella situazione ci siamo trasferiti anche noi su online a distanza, perché era l'unica cosa per non lasciare da soli, insomma, per mantenere un contatto con tutti i ragazzi, anche quelli che erano a Roma. E lì abbiamo sperimentato una nuova formula, un nuovo laboratorio linguistico anche a distanza, quindi un potenziamento linguistico. Abbiamo capito quanto è importante per i ragazzi mantenere un legame e creare anche un legame con la Casa delle Luci anche a distanza. E quindi si sono aggiunti alla nostra squadra di ragazzi, anche ragazzi che vengono dalla Calabria, dalla Campania, dalla Liguria. E ovviamente ci arrivano richieste, insomma, da tutta Italia.
Ora posso, vi dico anche insomma, che il prossimo passo che vogliamo fare è aprire un nostro primo punto luce fuori dalla Regione Lazio e niente, siamo, insomma, stiamo per, diciamo, nella parte nord dell'Italia, però ancora non essendo una cosa finita, ma insomma, spero che a breve poi riceviate le informazioni per poter comunque diventare un riferimento. E poter applicare la nostra esperienza, poterla offrire a un po' a tutte le famiglie e a tutti i ragazzi che ne hanno bisogno. Una bella idea, magari avere due o tre sedi sarebbe molto importante, collaborare anche per migliorare la situazione in Italia. Adesso vorrei passare alla seconda domanda. Casa delle Luci, progetti futuri. Avete qualche altra idea? Assolutamente sì, diciamo che il nostro progetto, ancora questa, io da direttore la definisco una fase iniziale. Seppure abbiamo tante soddisfazioni e appunto tanti numeri, 3 anni fa erano 6 ragazzi, oggi sono 34 dopo 3 anni. E quindi siamo molto soddisfatti di come sta andando e tutto, però ci ricordiamo sempre e ci dobbiamo sempre ricordare che perché nasce questo progetto. Questo progetto nasce con l'obiettivo di creare proprio delle vere gruppi appartamento con un'assistenza alta o più moderata rispetto a comunque alle varie disabilità e difficoltà che i vari gruppi possano presentare. Però il nostro sogno proprio è quello di, cioè, di creare delle realtà dignitose, accessibili, dove i ragazzi, seppur pluridisabili, ma sordi, udenti, ma che utilizzano la lingua dei segni, possano trascorrere poi la loro vita anche dopo quel famoso momento del distacco dal proprio nucleo familiare e possano avere una prospettiva positiva per il loro futuro, perché crediamo che tutti, a prescindere dal tipo di disabilità che uno ha, debba essere comunque, gli debba essere garantito un futuro dignitoso. E quindi, come dice il nostro claim, il nostro motto è: non esiste libertà senza comunicazione. E questo noi ce lo ricordiamo tutti i giorni e cerchiamo di costruire qualcosa per il futuro partendo da questo. Beh, questo significa che il futuro sarà creare una sorta di casa e famiglia, quindi una sorta di questo genere di case nel vostro progetto. Sì, diciamo che proprio la terminologia casa famiglia come centro residenziale o centro diurno o qualcosa, insomma, di già visto ci convince sempre un po' poco. Cercheremo di creare proprio dei gruppi di appartamento dove i ragazzi possano vivere e possano anche occuparsi di loro stessi. Quindi possano decidere cosa mangiare, possano fare i turni per pulire, possano fare la spesa, cucinare, prendersi cura l'uno dell'altro. E anche perché no, un altro lato in cui noi siamo molto attenti è anche il lato affettivo. Quindi anche sviluppare un'affettività, ovviamente, perché no, rispetto a altri partecipanti dei gruppi. Quindi diciamo che anche il nostro lato, diciamo, psicologico, con la neuropsichiatra e la psicologa, siamo molto attenti a tenere sott'occhio tante segnali che ci arrivano dai ragazzi per poter poi sviluppare questi percorsi di vita in maniera positiva per loro, perché non pensiamo che sia giusto decidere noi chi e come far vivere insieme agli altri. Tutto quello che facciamo adesso è una palestra per quello che faremo domani. In questo modo. Beh,
effettivamente arrivare all'autonomia, avere questi ragazzi insieme in autonomia è molto importante, credo che sia un obiettivo veramente importante. Io ringrazio, ti ringrazio e ti auguro anche buon proseguimento, buona continuazione. Credo che avrai il supporto di molti per questo. Adesso vorrei vedere, insomma, se ci sono domande dal pubblico. Vediamo un attimo, io non vedo chiaramente le domande dal pubblico, ma le facciamo vedere. Davide, sì, sei orgoglioso per quello che hai creato e per la Casa delle Luci. Sii orgoglioso per quello che hai fatto. Grazie Augusta. Qualcuno chiede, siete un'associazione di volontariato o un'altra forma? Allora, no, giuridicamente siamo una fondazione. Questo abbiamo fatto questa scelta proprio perché è una situazione, una forma molto più strutturata e che ha la possibilità di durare nel tempo, perché noi pensiamo che sia importante dare questo messaggio alle famiglie, ai ragazzi, che non è un progetto legato ad un bando, ma è un progetto legato alla vita dei ragazzi. Quindi siamo una fondazione e all'interno di questa fondazione siamo noi che lavoriamo, siamo tutti professionisti e retribuiti. Perché pensiamo anche che il livello debba essere un livello alto, un livello appunto con dei professionisti, perché le situazioni poi dei ragazzi sono bellissime, ma alcune sono veramente complesse, quindi servono anche delle risorse e delle competenze che bisogna farsi, bisogna studiare, bisogna insomma prepararsi. Ovviamente però abbiamo anche un lato come fondazione, anche un lato per i volontari. Ancora lo abbiamo sviluppato poco perché in 3 anni abbiamo dovuto sopperire appunto all'emergenza Covid, a tutte le famiglie che arrivavano, ai progetti da costruire, però abbiamo sicuramente in cantiere anche tutto un lato dei volontari che quindi chi vorrà fare qualcosa per la Casa delle Luci potrà trovare il suo spazio anche regalando semplicemente il proprio tempo per poter fare qualsiasi insomma, tipo di attività che uno è in grado di fare. C'è qualcuno che chiede, appunto, eccola qua, sì, proprio questa. Interessantissimo, Davide, il tuo progetto. Curiosità, in che parte del Nord Italia pensate di aprire? Ve lo dico, ma è ancora un segreto. A Milano. Per il momento a Milano, il nostro sogno è quello di poter aprire un punto luce in ogni regione. Ci piacerebbe proprio tanto. Però sappiamo che le cose belle serve tanto tempo e tanto impegno e tanta fatica e quindi andiamo avanti. Grazie. Grazie, grazie a te e grazie appunto Davide per il bellissimo intervento e ti auguro appunto buon proseguimento. A presto. Bene, adesso vorrei invitare qui con noi Angela Amato Polito. Prego. Ciao, buonasera a Angela. tutti. Ed è una mamma udente di un figlio sordo, con un figlio sordo, giusto? Figlio sordo e pluridisabile, sì. Sì. Allora, vorrei chiederti, prima domanda. La sindrome di Charge. Che cos'è e quali difficoltà incontra suo figlio nella vita quotidiana? Ce ne può parlare un po'?
Certo, anzi grazie per avermi invitato, ringrazio Alessandro di LIS360 e grazie a Raffaele, insomma, per l'opportunità di fare sensibilizzazione su un tema così delicato come quello delle disabilità associate alla sordità. La sindrome CHARGE è una malattia rara, è molto invalidante, è considerata una delle principali cause di sordocecità congenita. CHARGE non è il nome della persona che ha scoperto la sindrome, ma in realtà è un acronimo e a ogni lettera corrisponde una malformazione diversa. C sta per coloboma, quindi difetti visivi, H per heart disease, quindi patologie cardiache, A per atresia delle coane, quindi problemi legati alla respirazione, R per ritardo della crescita, G per anomalie dei genitali. E I per ear anomalies, quindi anomalie dell'orecchio e dell'udito. Da questa presentazione si intende che è una patologia molto complessa e che i bambini che nascono con questa sindrome si trovano ad affrontare diverse difficoltà legate alla salute, e poi, quando e se risolte queste difficoltà, abbiamo una serie di difficoltà legate appunto ai sensi, ai cinque sensi, quindi un tipo di disabilità sensoriale. Il grado di, diciamo, della sindrome è molto diverso da bambino a bambino, non c'è un bambino uguale a un altro, ci sono diversi gradi di compromissione della vista e dell'udito, però di fatto è una sindrome molto sfidante. Mio figlio è nato con una forma grave di questa malattia e i primi anni sono stati molto complicati. Abbiamo passato tanto tempo in ospedale, ha subito numerosi interventi e paradossalmente però sin da subito, nonostante insomma queste gravi difficoltà di salute, una delle mie principali preoccupazioni era come comunicherò con mio figlio. Come si può comunicare con un bambino che ha una sordità profonda e che non vede bene? E io all'epoca non sapevo nulla di sordità, sapevo molto poco anche di disabilità. E per fortuna una cara amica mi parlò della LIS e questa cosa, insomma, l'opportunità di poterlo incontrare in una lingua, seppur era una lingua nuova che dovevo imparare, mi diede molto coraggio all'epoca, quindi è stata sicuramente un'opportunità, una speranza. Sì, voglio chiedere un'altra cosa. Quanti anni ha suo figlio 10, adesso? 10. E poi ha frequentato dei corsi di lingua dei segni e come mai appunto ha preso informazioni? Come si è appassionata? L'ha fatto probabilmente per suo figlio, ma come? Perché imparare una nuova lingua effettivamente è difficile, complimenti. Allora, sì, diciamo che da subito, allora io da sempre amo le lingue, parlo bene inglese, spagnolo, non avrei mai pensato che per comunicare con mio figlio avrei dovuto imparare una nuova lingua, ma sicuramente, insomma, per me la comunicazione, il poter, entrare in contatto con lui, potergli garantire anche gli apprendimenti, le acquisizioni, un percorso, con più potenzialità è stato da sempre la mia preoccupazione. Quindi, non appena è stato possibile, ho iniziato a fare, insomma, un corso di lingua dei segni. Diciamo che Luca è stato esposto precocemente alla LIS, perché già a 9 mesi produceva i primi segni, però, diciamo, è stato un percorso che abbiamo dovuto un po' costruire insieme, perché per un bambino con una disabilità associata come la sua, in realtà la LIS, se in entrata, cioè come canale in entrata, funziona, in produzione lui ha più difficoltà. Infatti utilizziamo un sistema di comunicazione che ha anche l'utilizzo delle fotografie oppure delle immagini, e lui al momento non riesce ad esprimersi perfettamente in LIS, anzi insomma utilizza soltanto dei segni chiave. Però sicuramente, diciamo, io volevo assolutamente poter utilizzare una lingua nel suo pieno potenziale, quindi era mio interesse impararla nel miglior modo possibile. E, insomma, ho fatto il massimo che potevo. Certo,
Mi manca ancora tanto, però insomma, per fortuna ho amici sordi che mi aiutano. Sei una grande mamma, questo te lo posso dire sinceramente. Grazie. Adesso vorrei passare alla seconda domanda. La LIS in questo caso ha portato quindi uno sviluppo cognitivo e comunicativo a suo figlio. Sì, diciamo che la LIS è la lingua di casa, è la lingua che ci permette di comunicare, è la lingua che mi ha permesso di spiegare a mio figlio quello che succede e a lui di comprenderlo. Ma non è solo questo, diciamo che ho capito con il tempo che la LIS è la lingua dove Luca può trovare la sua identità, dove può riconoscersi. Perché il suo deficit sensoriale gli fa avere una percezione diversa del mondo. Lui è sordo profondo, quindi non sente, ha difetti visivi in entrambi gli occhi, quindi anche la percezione di quello che vede è molto particolare. E io, per quanto possa provare a immaginare, non capirò mai perfettamente lui come percepisce il mondo, però in questa lingua noi ci incontriamo e lui trova, io trovo lui. In questo modo di comunicare e lui trova se stesso negli altri che utilizzano il suo stesso canale. Un'altra curiosità, frequenta la scuola, suo figlio ha un assistente alla comunicazione, immagino, e come si trova a scuola? Allora, Luca frequenta l'Istituto Statale per Sordi di Via Nomentana a Roma. Frequenta parzialmente sia per i suoi problemi di salute, sia perché noi abitiamo un po' fuori Roma, quindi è un po' complicata, insomma, tutta l'organizzazione tra le terapie, ha insomma diversi problemi che comunque gli permettono di una frequentazione per un tempo più breve. E per me questa è stata una scelta fondamentale. Perché poterlo inserire in un contesto dove la lingua dei segni fosse il canale principale, ho pensato sin dall'inizio che potesse essere una grande opportunità. Quindi, al di là degli adulti che fanno un lavoro con lui sugli apprendimenti, la cosa meravigliosa è quello che fanno i bambini sordi con lui. Io ho visto i bambini sordi che sono in classe con lui. Segnarli benissimo a favore di vista, utilizzando lui per poter comprendere la LIS ha bisogno di vedere i segni in un determinato campo visivo. E i suoi compagni di classe sono bravissimi in questo, sono gli insegnanti migliori e da quest'anno che lui ha ripreso, diciamo, a frequentare la scuola dopo il Covid, sicuramente questo lo sta aiutando tanto anche a sbloccarsi nella comunicazione. Beh, la comunicazione con i suoi figli lei quindi l'ha già osservata effettivamente. Immagino che le dia anche delle emozioni. Penso che sia una cosa ottima il fatto che comunichi con con i suoi pari. È una gioia per il bambino, vero? Sì, anche per me, infatti lo dico e sono molto emozionata nel dirlo. Molto bene. E adesso vorrei vedere se ci sono delle domande dal pubblico, innanzitutto. E grazie, innanzitutto. Com'è stato l'approccio comunicativo con la LIS inizialmente? Suo figlio ha trovato difficoltà? La difficoltà sta nel fatto che comunque lui non è soltanto sordo, quindi diciamo magari all'inizio anche nell'intervento riabilitativo è stato trattato un pochino come se fosse semplicemente sordo, quindi un'esposizione alla lingua dei segni senza utilizzare un sistema di comunicazione più globale è sicuramente stato per lui complicato. Però poi è stato lui la guida, perché non era la LIS in sé, diciamo, la difficoltà, era rendergliela accessibile in qualche modo. Noi utilizziamo molto anche il tatto, utilizziamo molto anche la comunicazione corporea, anche lui, diciamo, nell'utilizzo della lingua dei segni, preferisce avere sempre un feedback, corporeo, quindi anche nella produzione stessa, preferisce, insomma, i segni che abbiano un feedback appoggiato al proprio corpo. Quindi sì, le difficoltà ci sono ancora, però ci sono anche tante opportunità e lui continua a migliorare.
Beh, veramente, una mamma soprattutto molto ben preparata, devo dire, molto ben preparata. Altra domanda, suo figlio usa anche la listattile? Allora, no, non usiamo proprio la LIS tattile, anche se vorrei imparare, nel senso che magari, diciamo, adesso crescendo ci sta mostrando che potrebbe essere un'altra opportunità, anche perché con la malattia di mio figlio, diciamo, c'è un rischio anche di una diminuzione dell'acuità visiva. Però utilizziamo, diciamo, un sistema gestuale che utilizza molto il feedback corporeo. Perfetto, grazie veramente tante, è stata un bellissimo intervento e molto importante. Continui così, mi raccomando, grazie. Grazie a voi, grazie.
Mancam, cosam, fragante, fora patere, fam, totale, fragante, mopra, te, tutti. Mancam, cosam, fragante, fora patere, fam, totale, fragante, mopra, te, tutti. Ga grub e ti rogan ti tien grete mo enepe pan enepe proper preta ma cosem pan o ca proper norm enag son soren sana o japan no era con no pet con pandare era calcio ona principe Papà, papà, Ron, papà, 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 Tutor si vedere proprio nome, malate, che terapeuta, che ci ha parlato, coro, ma pare rappresentato, molto, ma un caso rappresentato, parato, molto, caro. Proprio come un lore, un lore, un Ora con Dan hanya jalan lara kami apa kabar raja ada sejauh onon kapan kamu kan itu pernah muka pada muka patan hanya bukan tapi Padan
Pera, è un cosa bella, è un cosa buona. Vada, puoi imparare. Apro,
Lo può fare e me ha dato un sapore tappe pu ha dato un crepo ha dato un coltello nuovo, per fare capo, per compagno, compagno, connetto, Grazie.